Differenze tra i livelli di conoscenza della lingua inglese. Ho preso come punto di riferimento il Common European Framework or References for Languages, che è valido in tutta l'Europa ma anche fuori dall'Europa. E ci sono vari livelli, i famosi sono livello A, livello B, livello C. Il livello A si divide in livello A1, A2, livello B, B1, B2, livello C, C1, C2. A1, ho detto anche Movers Level. Nel Movers Level noi sappiamo le frasi basi, quindi le espressioni basi, per poter interagire con un interlocutore. L'interlocutore però dovrà stare molto attento e dovrà parlare molto piano, perché noi non siamo in grado di ricevere informazioni in maniera veloce e soprattutto non riusciamo a capire determinate parole che insomma si fanno nello stadio avanzato. A2 è un livello elementare, infatti si dice anche elementary level, e si cominciano a capire le espressioni più comuni, quindi quelle sentite, e si impara a descrivere in semplici termini il proprio background, da dove vengo, la mia famiglia, eccetera. Saltiamo al B1 e qui cominciamo a ragionare, è l'intermediate, oppure corrisponde al Cambridge Preliminary English Test, mi raccomando, se potete fatelo, e si è in grado di gestirsela durante i viaggi o quando magari si scrivono dei messaggi, quando si parla di alcuni argomenti. Si riescono a descrivere le esperienze e le proprie ambizioni e anche dare le proprie opinioni. Facciamo un ulteriore salto con l'Upper Intermediate, che è pari al Cambridge First Certificate B2. Il B2 è diciamo il minimo requirement se la vostra posizione lavorativa lo richiede, ossia devo fare un colloquio di lavoro, il mio employer vuole il B2. E soprattutto adesso in tema di Brexit ne sapremo molto di più di questo B2. Si comincia a capire il testo tecnico, quindi un pochettino più difficile, comunicare senza fatica con un native speaker, rispondere in maniera più, diciamo, naturale e dare opinioni, ma anche esprimere vantaggi e svantaggi. Il famoso e tanto desiderato C-level o Advanced, ed è corrisponde al Cambridge Advanced Exam e nell'IELTS è un level 7. Qui si riesce ad alimentare discussioni riguardo argomenti più complessi senza il bisogno di pensarci troppo e sono argomenti appunto utili per scopi accademici e professionali, quindi andiamo verso l'università ma anche verso il master. La capacità di parlare formalmente e informalmente e la produzione scritta la si fa in maniera ben più strutturata. Ultimo livello, C2 Proficiency Level, che è in pratica il Near Native Level ed è un livello eccezionale di inglese. Si capisce e si legge tutto, o quasi tutto, una varietà di risorse e si riesce anche a riassumere in maniera coerente. E si fanno quasi zero errori. La cosa principale è che si riesce anche ad enfatizzare determinate parole chiave all'interno della frase e quindi dare un tono, proprio come i native. Sapere il vostro livello vi aiuta tantissimo a capire quale esame affrontare o anche comunicare, come precedentemente detto, il vostro livello nel caso ve lo chiedano a lavoro o durante un'interview. Il consiglio che vi do però è non stressatevi troppo, non focalizzatevi troppo sui livelli, cercate di rilassarvi e di enjoy the language, altrimenti si crea una serie di frustrazioni che non vi permetteranno di gustarvela. Per domande o supporto professionale, scrivere a help@completely.uk. Da oggi c'è una soluzione facile e completa. In un'unica piattaforma puoi trovare news, informazioni, comunicazioni istituzionali, locali e nightlife,
shopping e delivery, eventi e guide turistiche, ticket e molto altro ancora. Disponibile per smartphone, tablet e PC. 1000 soluzioni, un'unica piattaforma. Completali.